segreta la costruiscono durante la transazione, non è stabilita a priori. Ci sono comunque delle parti pubbliche di queste chiavi e delle parti private. Allora, come funziona questo sistema? Poi dobbiamo andare un attimo un po' più sui giochini di teoria dei numeri. Allora, che cosa succede? Succede che questi sistemi in generale di cifratura asimmetrica, che cosa fanno? Sfruttano dei giochini matematici per cui un'operazione in un senso è molto semplice, l'operazione inversa è molto laboriosa e difficile. Ad esempio, si usano in questo tipo di sistemi dei numeri primi. I numeri primi che si usano sono molto grandi. Un esempio, diciamo, di funzione difficilmente reversibile, per quanto sia il proprio prodotto. Se io prendo una banalissima moltiplicazione, prendo due numeri primi molto grandi, diciamo che allo stato attuale si usano numeri primi con 100 e passa cifre decimali, e si moltiplicano tra di loro, si ottiene un numero molto più grande. Allora, il prodotto, pure che ogni input monocore, insomma, lo faccio subito, forse anche con la calcolatrice. Il problema qual è? Il problema è inverso. Se io prendo il numerone, mi salta fuori, ma quali sono i fattori che mi hanno prodotto quel numero? Beh, saperlo non è per nulla semplice, ed è una cosa estremamente difficile. È talmente difficile che praticamente tutto il commercio elettronico del pianeta si basa sulla difficoltà di reversibilità della scomposizione di fattori. Allora, finché è 7 per 8, insomma, 9 per 9, io già inizio a avere qualche problema. Se andiamo più su, diciamo, abbandoniamo definitivamente tutti quanti perché non è più così. Il sistema basato, diciamo, su numeri primi, prodotto di numeri primi, quello che vediamo dopo, è il sistema RSA. Il protocollo di Kerman usa un giochino simile, però anziché giocare sul prodotto, gioca sul logaritmo. Facile calcolare il logaritmo, difficile trovare l'esponente. Allora, qual è il punto? Il punto è, lavoriamo sempre su numeri interi, quindi quando parlo di logaritmo, parliamo di logaritmo discreto, perché sui punti, perciò si parla di problema del logaritmo discreto. Chiaramente una funzione continua sui punti sarà anche una funzione continua, quindi se comunque parliamo di logaritmo discreto. Allora, come funziona questo giochino di prestigio matematico? Funziona in questo modo, vediamolo passo passo. Alice e Bob iniziano a scegliere un numero primo molto grande e un altro numero G che si chiama generatore. Ed è piccolo, ma 7, 8, insomma piccolo, un numero piccolo. Ma P c'ha l'anno, le sue 100 e passa cifre decimali. A proposito, se trovate gli algoritmi che scomodano numeri primi, pagano bene, c'è gente che ci cambia, insomma. Allora, i numeri P grande primo e G generatore sono la chiave pubblica, li possono sapere tutti quanti, non è un problema, anzi deve essere così. Supponiamo di fare la comparsa Eva, tutta nera e cattiva questa, anche Eva, grazie al protocollo, è in grado di conoscere P e G, perché dico ho voluto porre l'accento su questo punto, proprio per indicare il fatto che anche se c'è un malintenzionato, non c'è un reale problema a che conosca i numeri P e G. Allora iniziamo con il giochino di prestigio. Alice, parliamo sempre di numeri interi, sceglie un numero intero X, lo sceglie a caso, lo sceglie inferiore al numero primo P, ed è molto semplice, visto che P è un numero molto grande. X, questo numero piccolo, molto più piccolo di P, è la chiave privata di Alice, mentre abbiamo visto che il numero primo P di prima e il numero G generatore sono molto vicini. E qua c'è il giochino. Alice che cosa fa?
calcola g elevato alla x modulo p. Ok, g elevato alla x, non so se c'è aritmetica modulare, l'operazione modulo che cos'è? Semplicemente mi ritorna, mi restituisce il resto della divisione di g elevato alla x per p. Ok? Quindi calcola questo numero a g elevato alla x modulo p. A questo punto Bob prosegue il suo giochino di prestigio matematico. Bob sceglie un numero intero y, anche questo casuale, inferiore a p. Fa delle operazioni identiche a quelle che ha fatto Alice fino a questo punto, cioè hanno scelto un numero primo più grande, hanno scelto un numero g piccolino. Alice calcola g elevato alla x e prende modulo p, resta la divisione per p. E la stessa cosa fa Bob, però scegliendo un altro intero piccolo y, che è la sua chiave privata. A questo punto cosa fa? Bob manda ad Alice il numeretto che ha calcolato lui. Ok? Quindi i due si sono scambiati. Bob ha ricevuto un certo numero A e Alice riceve da Bob un certo numero B, sempre in teoria. A questo punto la grandezza. Alice calcola il numero K che è uguale a B che gli ha passato Bob, attenzione, che è uguale a x modulo p. Bob si è già calcolato, quando ha ricevuto il numero a da Alice, si è calcolato a da y modulo p. Attenzione che vedete che Alice non conosce la chiave privata che sta usando Bob, perché Bob non gliela ha data. Quello che Bob gli ha dato è il prodotto a elevato a x y modulo p. Ok? Allora, grazie al gioco di prestigio, che cosa succede? Succede che questi due numeri sono uguali. Sono uguali, si vede in aritmetica modulare, che questo è esattamente quello che accade. Non chiedete di mostrare i teoremi, fidatevi, non dovrò vedere il teorema con il ritmo discreto. Quindi attenzione, la chiave pubblica, cioè ci può anche essere Eva qui, ma Eva, una volta che prende il numero A alla x modulo p, ma x come fa a conoscerlo? Eva può prendere soltanto il numerone A che ha passato Alice a Bob, ma non ha la minima idea di quale sia il numeretto x. Quindi le parti private di questo giochino matematico che ognuno sceglie da solo senza comunicarle a nessuno rimangono, diciamo, con i singoli punti della comunicazione, non vengono mandati in giro, vengono mandati solo questi prodotti modulo P, e P lo si può conoscere perché fa parte della chiave. Una volta che Alice e Bob hanno fatto questo giochino matematico, che cosa hanno ottenuto? Hanno ottenuto che intanto condividono una chiave. Questa chiave, dopodiché, la potranno usare. Con che cosa la vorranno usare? La vorranno usare con S, con l'S, la potranno usare, potranno ripetere il giochino più volte, fino ad avere una chiave della lunghezza che loro ritengono opportuna per la loro comunicazione. Dopodiché la comunicazione continua in modo simmetrico. Questo è un algoritmo di scambio della chiave. E normalmente è sempre così. Gli algoritmi asimmetrici, pur se possono essere usati per effettuare direttamente le cifrature, non vengono di fatto usati per questo, perché il calcolo è molto più pesante rispetto ai più veloci algoritmi simmetrici. Quindi si usa l'asimmetrico per costruire una chiave, la chiave la uso sul sistema simmetrico. Fine della faccenda. Questa pensatura l'hanno fatta all'inizio degli anni 70, davvero notevole. C'è l'aneddoto che credo Herman, mentre era, stava facendo una passeggiata con la moglie, su un tratto ha avuto la rivelazione e si è dovuta pure scrivere prima di dimenticarsela, perché insomma la faccenda era complicata.
esempio di script dove facciamo il giochino. Il lavoro sporco, come sempre, lo fa la classe Crittografia. I parametri pubblici sono il grande numero primo, accontentare di questo, cioè 200 cifre, non l'ho trovato, già questo è un bel numero, generatore 4, dopodiché i parametri privati, questa che conosce Alice 4, che non la dice nessuno, e dopo che conosce, sceglie 5 per fare il calcolo. Dopodiché che cosa succede? Alice calcola il suo numero, fa il, diciamo, il calcolo che abbiamo visto prima, genera tutto il, diciamo, il valore da mandare a Bob, il quale poi gli torna, gli restituisce il valore della chiave che ha calcolato Bob e i due numeri sono uguali. Questo è un flash di esecuzione, un attimo. E, vabbè, non vediamo ad esempio. Comunque lo trovate sempre di H punto piede su pasta e bin. Se volete installare la classe Crypt di H su qualunque PC di questo piano in orbita, solo ci fanno install Crypt di H. Adesso arriviamo all'RSA. RSA è un altro tipo ed è diffuso, molto diffuso, algoritmo di cifratura chiave pubblica, esattamente come di H. Però c'è qualcosa, c'è una verba in più. Qual è questa verba in più? È che è molto versatile. Può essere utilizzato per cifrare, ok, va bene, questo lo fanno tutti, ma può essere facilmente utilizzato per creare una firma pubblica usando una firma privata. È molto più versatile come tipo di algoritmo. E infatti il sistema è più diffuso al mondo. Versatile, come vi dicevo, per firme digitali e cifratura chiave pubblica, ed è basato, anziché come sul problema del logaritmo discreto che abbiamo visto prima, cioè risalire all'esponente, qua invece dobbiamo risalire ai fattori di un prodotto dato un numero molto 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 grande, di 100 e passa 5 decimali. Allora, per l'esempio, non usiamo fattori, diciamo, 100 e passa 5 decimali, ma usiamo 2. L'algoritmo è proprio identico e iniziamo un giochino di prestigio che si basa su una piccola variazione, una piccola estensione del piccolo teorema di Fermat, che si differenzia da quello grande che non ha spazio per scriverlo a margine della pagina, più o meno sappiamo tutti quanti. Allora, che cosa succede? Allora Alice inizia a scegliere due numeri primi. Questi due numeri primi sono tutti e due grandi, non è come nel caso di prima ci abbiamo solo uno grande, ma questi sono proprio enormi. E ne calcola il prodotto n. Sceglie anche un altro numero e che sia coprimo rispetto al prodotto p-1 per q-1. Coprimo vuol dire che non hanno fattori comuni. Okay? Allora, quindi prendo questi due numeri p e q' molto grandi. 17 e 11, in realtà molto differente. Mi calcolo il prodotto 187, dopodiché io scelgo arbitrariamente il numero n, 7. Il numero n e il numero n sono la chiave pubblica di Alice. Chiunque voglia comunicare tramite RSA con Alice deve avere, e Alice gli dà, distribuisce il numero n. Adesso, supponiamo che Bob voglia inviare ad Alice un messaggio, la lettera X, un bacino. Il codice hash della X maiuscola è 88, quindi alla fin fine si tratta di comunicare ad Alice 88. E qua iniziano un po' di giochini con l'aritmetica in modulo e poi si applica il teorema. Anche qua c'è alla fine un giochino di prestigio per noi, perché alla fine esce qualche cosa per Alice, per Bob che può utilizzare e che Alice può ricostruire. Allora vado a calcolare, allora 88 è quello che Bob vuole comunicare ad Alice, ok? 7 è la chiave.
facciamo i conti di fare Alice. Allora, non abbiamo ancora calcolato la chiave privata di Alice, ma ci serve, la vediamo. Allora, questa chiave privata si calcola con questa equazione qui. Allora, il numero E che ho scelto prima per D che mi serve la mia chiave privata uguale a 1 più 1 per P e 1. P e Q sono sempre parti della chiave pubblica, sono i numeri che tutti quanti, cioè che sono i numeri, scusate, sono i numeri che conosci solo Alice. Mi serve quest'altro numeretto qua, che è il 23, che mi permette di fare, si tratta di usare teoremi che diciamo sono in teoria dei numeri. Purtroppo la teoria dei numeri è tanto carina, ma non è semplice, cioè i grandi matematici sono veramente distrutti su teoremi dei numeri. Diciamo che se avete voglia potete andare a vedere il piccolo teorema confermato, se no prendetelo per oro colato, questa equazione diciamo mi dà il numero D che mi permette di fare una certa cosa. Che cosa mi permette di fare? Mi permette di ricostruire il messaggio che mi ha mandato Bob. Fate attenzione, ma adesso tralasciando i prodotti, i moduli e quant'altro, quello su cui dobbiamo fissare l'attenzione è un fatto. Come nel caso precedente, Alice ha dato fuori in chiave pubblica dei numeri che vengono elaborati in qualche modo, ok? Bob prende questi numeri che Alice gli ha dato, fa un gioco di questi giorni, questi numeri, e rimanda un dato ad Alice. Alice, con altri numeri che sono la sua chiave privata, ricostruisce esattamente quello che gli ha mandato Bob. Questo è quello che succede. Anche in questo caso, le parti private della chiave RSA, insomma questi numeri, non vengono dati in pubblico, ma viene dato solo il prodotto di P, di Q che fa N e viene dato l'altro numeretto E. E questo è tutto quello che si dà. Facendo questo calcolo qui, diciamo magicamente, ritorna fuori la 88 che è il codice hash della X maiuscola che Bob ha inviato ad Alice usando la chiave pubblica. Questo viene fuori, come dicevo, dal piccolo teorema di Fermat. Momento di replico. Quindi, come funziona? Prendo a caso due numeri primi molto grandi, ne calcolo il prodotto, okay. Poi prendo un altro numeretto che sia che non abbia fattori comuni con il prodotto P-1 Q-1 e calcolo il numero D che serve ad Alice per ricostruire il dato che gli arriva da quello che gli ha mandato. Sono giochini numerici. Ci hanno messo 2000 anni per tirarlo su, insomma, un po' di perplessità ci sta tutta quanta. Voglio dire, è fatto normale. Peraltro l'aritmetica in modulo non è proprio il bagno quotidiano, c'è un piccolo articolo. Se si vuole rinnovare questo con carta e penna, bisogna stare attenti a non prendere mai un messaggio che sia più grande di N. E se il messaggio è più grande di N, non funziona. Sì, peraltro questi sono altri motivi per cui si devono scegliere dei P e Q molto grandi. Perché ho provato a farlo con carta e penne e mi sono accorto, poi anche dimostrato, non funziona con... Molta carta e molta penna. No, beh, erano numeri piccoli, questo non funzionava. Riepilogo 2. Bob cifra attraverso questa espressione e Alice lo decifra con quest'altra espressione. Allora, tutto questo è l'algoritmo RSA. Fortunatamente, direi davvero fortunatamente, ci viene in aiuto la solita classe PEM, che fa tutto il lavoro sporco per noi, e noi ci dobbiamo preoccupare solo di prendere, una volta, diciamo, accettato che c'è una certa difficoltà nel fattorializzare numeri interi molto grandi, se non ci vedete provate voi stessi,
questo lo vediamo dopo. Eccolo qua. Noi usiamo nel nostro programma Crit RSA e il gioco è fatto. Quindi non devo fare altro che, diciamo, passare istanziare l'oggetto, calcolare le chiavi pubbliche e private in base ai parametri di istanza dell'oggetto. I valori sono quelli che passava prima a Michel Bob e viceversa. Vediamo direttamente l'esecuzione. Qua non è come esiste una cifratura simmetrica che facciamo subito, cioè ci mette il tempo che ci vuole. Questo è l'ultimo anno in cui si utilizza la chiave pubblica, la simmetria per creare una chiave poi su un sistema simmetrico. Quindi abbiamo passato lo script, si vede, passiamo in chiave RSA Photoshop 2014 e poi viene lo script. Lo trovate pubblicato su Pastebin. Per installare Crypt RSA e quindi usarla molto agevolmente, peraltro la documentazione è buona, basta installarlo sul computer tramite sudo cpan install Crypt RSA. La somma di tutto, qua vado alla velocità, qua vado veloce. PGP non è un algoritmo, è un software, diciamo una metodologia di uso della crittografia, di alcuni algoritmi crittografici per creare quello che è la quantity privacy, cioè in pratica Zimmermann, che è l'autore del software PGP, l'ha fatto alla fine degli anni 80, voleva creare un prodotto software che permettesse alle persone normali, insomma, di avere delle comunicazioni sicure, private, senza che qualcuno ci mettesse il naso, non lo so, forse l'NSA. Allora, PGP, che poi dicono ma è più forte PGP o RSA, no, non c'entra niente. PGP usa, non so neanche altro, comunque diciamo che usa RSA e DH per inviare la chiave, come avevo detto prima, comunque proseguire poi la comunicazione. Come funziona il giochino di PGP? Alice prende una chiave, sceglie arbitrariamente una chiave simmetrica e manda un messaggio a Bob. Ma invia a Bob anche un'altra cosa, perché se no Bob si vede arrivare questo messaggio criptato, non c'è la chiave, rimane, diciamo, attonito lo sgomento di poterlo sapere. Alice, ben sapendo dello sgomento di Bob, gli invia anche non solo, diciamo, un messaggio cifrato con il sistema simmetrico, ma con la chiave pubblica di Bob gli manda anche la chiave che ha usato per il sistema simmetrico. Quindi, attenzione, io sono Alice, lo so, questo è il problema. Voglio mandare a Bob un messaggio, lo faccio, PGP lo fa in due modi. Mi scelgo una mia chiave di un sistema simmetrico, AES, mi cripto il messaggio, ciao Bob, esce Bob. A questo punto, che cosa faccio? Mando a Bob Bob, ma gli mando anche un'altra cosa, gli mando anche la chiave che ho usato per criptare il messaggio, ciao Bob. Come gliela mando? Gliela mando con un sistema a chiave pubblica, in modo tale che Bob dall'altro lato cosa fa? Qual è il giochino? Bob, a ritroso, cosa fa? Usa la sua chiave privata RSA e si costruisce la chiave AES. Dopodiché usa la chiave AES e si
legge il suo ordine ciotte. E questo è quello che fa PG. Ciò, avendo visto un po' tutti gli algoritmi, possiamo dire subito come funziona. Anche in questo caso c'è Crypto e PGP che è lo standard utilizzato. Diciamo, anche in questo caso, insomma, si istanzia nel file che dovrà contenere la pubblica, la privata, il messaggio in chiaro, e poi insomma l'oggetto fa un po' un misuramento di tutte le, diciamo, tutte le operazioni, insomma. Ma su PGP non vorrei andare un po' più veloce, diciamo. Va bene. Questo script, casomai lo volete utilizzare per fare un vostro PGP personale, lo trovate su pastetin.com/servoids, la classe l'ha installata come sempre con crypt, con sudo cpaninstall crypto per PGP. Come ho detto prima, ricordo, se qualcuno manovratamente usa Windows deve usare solo cpaninstall crypto per PGP, ma solo dopo aver installato Strawberry per che è open source. Ci sono anche altre distribuzioni per pagamento, usate Strawberry per. Adesso abbiamo visto, vi faccio un attimo mente locale. Siamo partiti da Cesare, che svetonio, i cavalli, le cose, belle truppe, monoalfabetico. Manco leggevano, questi si preoccupavano del monoalfabeto. Dopodiché, che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che a un certo punto hanno trovato un modo di curare questi sistemi e hanno iniziato a usare più alfabeti. Del 1600, del 1584. Sto riducendo, ma sto convergendo. Dopodiché il numero di alfabeti è aumentato da 26 a 59 milioni. Ma sempre con l'alfabeto qua. Nuove strade. Quali sono queste nuove strade? Personalmente ne vedo due. Togliamo da mezzo i numeri interi. Qual è il punto? Il problema qual è? E se domani qualcuno, non so, un subordinato russo per esempio, là sono tutti normali, si sveglia e ci trova un algoritmo efficiente per fattorializzare numeri primi molto grandi, io posso dirvi solo una cosa, voglio studiare un computer. Perché c'è, è proprio, diventa un macello, un macello. E lo devi dare alle banche. Lo devi dare alle banche. Voi lo prima tutto, voi il posto, se faccio il tempo. Quindi, qual è insomma la questione? Che i sistemi più accreditati a chiave pubblica si basano tutti in un modo o in un altro. No, i logaritmi iscritti, i prodotti, i fattori, i modi, si basano su numeri interi. Quindi, un'alternativa qual è? Non usiamo i numeri interi, usiamo un'altra cosa. Ok? Due possibilità, geometria frattale e fisica meccanica quantistica. Allora, in geometria frattale vedremo di sfruttare a nostro vantaggio le proprietà del caos deterministico. Del caos no, perché insomma dobbiamo avere gli algoritmi, dobbiamo comunque ricostruire le cose. Ci serve il caos deterministico. Quindi qualcosa che ha un livello, un sistema che ha un'entropia simile a quella di un sistema caotico, ma che sia prodotto da un algoritmo. Oppure sfruttiamo il principio di indeterminazione di Heisenberg. So dove stai, ma non so a che velocità stai andando. Potrebbe essere quasi una slogan della metà di se stai. Questo punto. Parliamo un attimo della crittografia frattale FNM. Purtroppo per voi l'ho fatta io e quindi ve la suddivido. FNM è un algoritmo simmetrico, ok? Quindi si basa, come AES, eccetera, 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 sulla condivisione di una chiave segreta. Che cosa fa AES?
scusate, FNA. Adesso. FNA è un polialfabetico, ma è un particolare polialfabetico, quindi rischiate, non c'è niente, ci sono tutto più, 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 ho capito, ma ci sono più, 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 è comunque un numero finito, determinato, stabilito. Qui invece che cosa facciamo? Si sfrutta un algoritmo che ho messo su e che cosa fa? Crea, è un generatore di alfabeti. Quindi non solo utilizzo una chiave lunga come messaggio, ma in realtà ogni singola chiave la prendo con un alfabeto di volta in volta sempre differente. Questo che cosa produce? Produce che da un punto di vista matematico il sistema è matematicamente ingiorabile, perché non mi ci posso abbigliare da nessuna parte. Se voi lasciate il pizzino sul monitor, io ve lo avvertito. Quindi il caso migliore quando è con questo tipo di sistemi, che abbiamo una chiave lunga con un messaggio, che è quello che ci crea un numero di alfabeti pari al numero di caratteri del messaggio da citare. Quindi in realtà siamo anche bravi. Non solo, ogni cifratura FNA produce anche un effetto che segue l'andamento del caos dell'inizio, cioè l'effetto farfalla. Che succede? Che ogni singola cifra A, cifra N, cifra A, cioè A che va in campagna, ogni cifratura non solo è sempre differente, ma quello che mi capita, il dato diciamo sotto mano che devo andare a cifrare, un cifrare flusso, mi cambia tutta la sequenza successiva. Per cui se io ho due file identici, ma mi cambiano per un byte, e questo byte magari sta nelle prime parti del file, o sta a metà, guardate, il crittogramma è totalmente differente, totalmente. Perché? Caso dell'inizio, cioè qual è quando ho una piccola variazione di uno stato iniziale, quindi una variazione microscopica, ottengo una variazione macroscopica dello stato finale. Come funziona sta cosa? Dato il tempo, perché abbiamo fatto altri talk che parlavano tutto su FNA, non vi posso spiegare nei dettagli l'algoritmo. Quindi, però vi posso dire che in base a un generatore di un certo tipo di frattali lineari che ho identificato, che cosa faccio? Mi costruisco con la chiave questa cosa, frattale. Dopodiché devo criptare, che ne so, il byte 8, mi seguo 8 vertici della curva e mi prendo le cartesiane di quel punto lì come crittogramma. Dopodiché l'alfabeto si riazzera e riparto da capo. Quindi ogni volta utilizzo le cartesiane di un determinato punto. Ci sono anche dei sistemi, diciamo, di attenzione che ho utilizzato, ad esempio se avessi utilizzato il byte 0 per le stesse coordinate dei vertici, e no, perché c'è un altro parametro della chiave che mi dice di saltare 8 vertici, quindi comunque in ogni caso parto sempre dal successivo, quindi non lasciate perdere, non potete fare questo. La decifratura è un po' più laboriosa dell'operazione di cifratura, perché comporta delle verifiche in più, un po' come una ES. Perché avendo la chiave io ricostruisco la curva frattale, quando trovo quel determinato crittogramma, conto quanti vertici ho saltato dall'ultima uguaglianza, tolgo i salti extra che faccio e ottengo il valore del byte. Faccio questo byte a byte e ho ricostruito tutto quanto il file. FNA è adatto al momento, anche se sto lavorando per utilizzare un sistema sopra il sistema chiavistica, ma non ci sono ancora, ha diversi metodi, quindi per cifrare file, per decifrare i file, per cifrare e decriptare scali, e anche un metodo MAC, che ho aggiunto un paio di file, che lo fa funzionare anche con algoritmo di ingestione. Diciamo, nel mio immaginario mi piacerebbe un mondo in cui c'è FNA, in cui fa tutte cose. Quindi cifra, decifra simmetrica, le chiavi asimmetriche, si usa per gli hash, eccetera.
ciclato con FNA e chiuso qua. Ha un elevato livello di entropia. Ci vedete? Zippato, vedete quanto viene piccolo. Il file, vi ricordate i cavi, enigma, collega di qua, collega di là, questo può essere un macello refrattale, un reticolo di cui vado a spappolare e frullare tutto il file. Senza le chiavi. La chiave è bidimensionale. La chiave. Perché non abbiamo parlato dell'algoritmo di costruzione della curva frattale, perché tutto nasce con la ragazza, un divertivo, voglio fare con il mio GPU Basic un programmino per costruire la curva frattale, il fiocco di mio. Ci penso, che tanto è un macello, prendi la linea di 2, che sono pazzi. Mi massacro la testa per giorni, il quinto giorno, il terzo no, il quinto. Mi sveglio di notte e ho trovato la soluzione, me la scrivo perché sta proprio sopra, eccetera. E c'è tutto un sistema che si basa su determinati parametri angolari delle direzioni iniziali della base, che poi combinati in un certo modo producono una figura autosimile. Koch, il fiocco di vetro, era un caso particolare di quello. La famiglia è infine, per cui si possono usare curve con dimensione tra 1 e 2 di qualsiasi valore, quindi sono tutte dimensioni frattali, tra l'altro non è finito. Dimostrazione matematica di questo metodo? Allora, c'è l'articolo su perl.it dove c'è un teorema che fornisce una condizione sufficiente per la reversibilità dell'operazione di ciclo. Come si stanzia? Come al solito, use crypt FNA, qualunque PC, un sudo, ci fa install crypt FNA e iniziate a usare la crittografia frattale. L'esempio, come si, diciamo, questo è un parametro che indica la profondità di calcolo, non ti ho parlato dell'algoritmo di costruzione di calcolo, comunque vabbè, diciamo i parametri fondamentali sono questi. Ad esempio abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 8, 64, insomma già con chiavi di 64 bit abbiamo dei sistemi estremamente solidi, perché il sistema diventa, si caoticizza molto rapidamente, quindi con chiavi molto, molto piccole. Oltre al fatto che a differenza di AES che stabilisce una dimensione massima della chiave di 156 bit, ti alzi oggi, ci fai questa, ti alzi domani, arrivi quel numero fino a qua, per l'algoritmo non cambia nessuna nulla. Allora, qui c'è un esempio, che abbiamo fatto pure a Linux Day. Voglio farvi vedere come funziona la cifratura di un file e poi la ricostruzione del file. Thank you.
fermiamocelo un attimo, no, che nulla di male. Un caso che qua non c'è senza variabile, qua c'è pong.sdf che diventa pong.fna, quindi che qua lo apro, vado a calcolare quanto tempo ci mette, dovrebbe metterci circa su questo coso sui 15 secondi. Adesso vediamo lo scritto, sto cercando di vedere giusto, con la luce rotta, allora, decrypto pong, eccolo qua. Ma per la dimensione del file criptato come si compra? Allora byte a byte. Quello più o meno quello sia la stessa la dimensione. Questo. La dimensione del criptato. Sì. No, la dimensione del criptato è maggiore. La dimensione criptata è maggiore per contenere un po' la questione, stavo valutando di salvare le cartesiane in esadecimale, per risparmiare qualcosa in mezzo. Ma non si risparmia niente. Potrebbe anche salvare le frazioni. Come frazione anche. Però bisogna vedere poi come frazione. No, ma poi dopo no, diventa, può diventare più laborioso fare poi i calcoli. Già non lavoriamo. Set point, ma lavoriamo in floating point, quindi diciamo purtroppo già la sicurezza si va, non è che allora, quindi adesso noi prendiamo il file pong fna e ricostruiamo pong rebuild sqf, vediamo che qua in cartella non ci sta. Stai costruendo e ci mette un po' più di tempo perché, come dicevo, con una S l'operazione di decifratura è un po' più complessa perché devi fare tutta una serie di valutazioni per verificare che sia che stia valutando il valore giusto della decifratura. Ora una domanda, ma ci sono altri algoritmi come FNA che sfruttano la geometria frattale per... Sì, ce ne sono, ce ne sono. Beh, diciamo, c'è una prerogativa particolare oppure semplicemente... Ce ne sono degli altri, ma sono ancora molto più pesanti e si basano, da quello che ho potuto, da modo di vedere nei miei studi, si basano, cioè tutti quanti stanno sfumando, praticamente. Ma sono dei sistemi a chiave pubblica, quindi si utilizzano anche per scambio di chiave e non per un ciclario simmetrico. Al momento io non ho notizie di altri ciclari simmetrici in frattale, generatore di attività. 31 secondi, vediamo se ci sta corretto. Eccolo qua, vediamo un po' se possiamo proseguire la nostra partita, se non ci sta pure bene. Lo mettiamo qua dentro. Se non funziona. Abbiamo finito la parte fratta.
subluce la parte quantistica, sulla quale non ho script da mostrarvi perché non ho ancora un adattatore serum SD sul mio segnale di Windows. Allora, il protocollo PB84, molto rapidamente, perché so che siete stanchi e dovete andare, dobbiamo stare. Mentre sulla, questo è il sistema per la scambio di chiavi, innanzitutto, quindi FNA asimmetrico, questo asimmetrico. Il B84 su che cosa poggia? Si basa sul fatto che sul ciclo di indeterminazione, cioè sommariamente Alice e Bob, Alice manda diciamo dei fotoni a Bob, il quale li legge, utilizza dei filtri, ok? Per far passare solo un determinato tipo di fotone, utilizzano due schemi, quindi abbiamo un filtro con polarizzazione orizzontale, un filtro con polarizzazione verticale. Che cosa succede? Allora, iniziamo a vedere, prendo il sistema della chiave, evidenzia questo sistema se c'è qualcuno in mezzo che mi legge gli scambi di fotoni, perché se io vado a vedere quanto è il fotone, lo altero, e quindi alla fine succede che Alice e Bob non stavano la stessa chiave, si accorgono che c'era qualcuno in mezzo. Allora, Alice invia un messaggio a Bob, che è tutto costituito da 0 e 1. In pratica, i valori 0 e 1, diciamo, noi assumiamo un valore 0 e un valore 1 a seconda di una polarizzazione di un fotone. Inoltre, utilizzano anche utilizza due schemi di polarizzazione e utilizza anche un canale in chiaro. Allora, supponiamo che, allora, io, questi sono gli schemi, diciamo, dei miei filtri. Allora, ho i fotoni orizzontali e verticali, diciamo la base più, oppure ho i fotoni obliqui, quindi con inclinazione uguale. A questo punto che cosa succede? Questa è la base che conoscono tutti quanti. Diciamo Alice se c'è il suo laser, ovviamente fotoni, tutta questa roba eccezionale. Allora, che cosa succede? Succede che inizia a mandare sto messaggio a Bob, iniziando a mandare i fotoni. Purtroppo è così. Allora, inizia a mandargli, che cosa fa Alice? Manda sempre una sequenza di 0 e 1 a Bob, quindi si vede arrivare a tutti questi bit. Punto qual è? Che Alice sceglie in modo del tutto casuale, ed arbitrario, più che casuale è arbitrario, se usare la base X o la base più, ok? E quindi che cosa succede? Succede che il valore 0 sarà dato o da una polarizzazione orizzontale o da una polarizzazione obliqua. In ogni caso, se non sono la polarizzazione giusta, il valore non è corretto. Quindi io credo che arrivano tutti 0 e 1, perché comunque che io stia utilizzando un filtro, se utilizzo un filtro che ho sbagliato, diciamo io leggo 0. Quindi in pratica io Bob vedo comunque che mi arrivano degli 0 e degli 1, ma non ho idea di quale delle due basi stia usando Alice. Il vantaggio è che non posso rifarlo. Come? Cioè se lo sbaglio non posso applicare nessun attacco brute force, perché si perde il messaggio dopo la prima volta. Ogni interferenza produce una variazione alla fine della procedura, anche qua c'è un ciotino con i fotoni. Che cosa succede? Succede che a un certo punto Alice e Bob costruiscono sta chiave, che usano un cifraio simmetrico, iniziano a usarla e non si capiscono. Allora vuol dire che c'è stato qualcosa in mezzo, quindi che cosa fanno? Cambiano il sistema e rifanno un'altra chiave. C'è anche un sistema più elaborato di questo, ma non lo so. Allora, giochiamo tantissimo, Bob legge tutta questa sequenza. E poi lui sceglie arbitrariamente di usare uno dei due filtri per leggere il fotone. Quindi alla fine Bob avrà effettuato tutte le misure, ma alcune saranno corrette e altre non saranno corrette, cioè si troverà col valore e il filtro usato da Alice e altre no, non si sa quali siano giuste e quali siano sbagliate. Bello che non lo sa neanche il sistema. Allora, a che cosa c'è a questo punto? Che Alice comunica in chiaro a Bob
la sequenza degli schemi di polarizzazione che ha usato. Quindi gli dice, guarda Bob, io ti ho mandato x più x più x. A questo punto che cosa fa? Ma non gli dice il valore che gli ha mandato, non lo dice ovviamente. Lo sa Bob che cosa ha misurato. Adesso Bob comunica ad Alice, visto che ha tutti i valori, quando lui è indovinato e ignorano tutti gli altri casi. E lo possono usare come chiave. Che cosa succede? Succede che se si mette qualcuno in mezzo, come dicevo prima, che cosa succede? Succede che se io leggo, intercetto la sequenza di fotoni che da Alice va a Bob, io necessariamente cambio lo stato quantico del fotone, ne cambio la polarizzazione, diciamo in questo caso, quindi cambio totalmente il valore. Alla fine, quando Bob comunica le sue misure ad Alice, si vanno a trovare dei valori che sono differenti perché non si trovano più, perché in mezzo sono stati cambiati. E quindi a quel punto che cosa fanno? Dice Bob, una cosa semplicissima, rifacciamo il procedimento e buttiamo questa chiave qua, perché da questo momento non è più una chiave sicura. Quindi loro, con questo sistema, sono in grado di identificare istantaneamente il momento in cui la chiave è da buttare. In questo caso la chiave sarebbe sicura, solo che non è corretta. Perché alla fine quando le... La chiave non è corretta perché deve essere una chiave comune e condivisa. Ma è sicura perché comunque Eve là. Comunque neanche lei ha la chiave corretta. Non ha la chiave corretta, è vero, ma sai che c'è una... Sì. È opportuno cambiare le cose. C'è un altro sistema che non ho visto qui, che addirittura qua già sappiamo che c'è una, appunto, diciamo, si ferma tutti, qualcuno è già venuto in mezzo. C'è anche un altro sistema, questo qui è in grado, l'algoritmo, di farci capire quando c'è qualcuno in ascolto. C'è addirittura un altro sistema che quasi si autocorregge, è molto più complesso, necessita di numerosi più fotoni inviati, eccetera. Su dei procedimenti statistici, comunque sono in grado di identificare le parti giuste della chiave che si scambiano, però puoi usare solo quella piccola parte per costruire poi una comunicazione su un sistema sinusoidale. Abbiamo finito qui, vi ringrazio tutti quanti, è stata una bella esperienza di pomeriggio, è stato un viaggio un po' prolungato, magari ti parla di altro la direttoria, ma ce l'abbiamo fatta. Grazie veramente per la facoltà. Il 19 c'è quel personaggio di Marco Ferrigno che ci interverrà con